Ciao ragazzi, eccoci di fronte a un nuovo video. Cosa vado a far vedere oggi? Allora, questo è semplicemente il kit di roba che mi porto sempre dietro in ogni giocata. Sembrano tante cose, in realtà sono piccoli oggettini che però sono molto utili e nel tempo, devo dire, ho trovato indispensabile il fatto di averle dietro. Sembrano tanti, in realtà sono oggetti molto leggeri che non vanno a caricare tanto, però messi dentro una piccola admin o una tasca del tattico, comunque mi sono già serviti quasi tutti, in più, alcuni anche in più occasioni. Allora, partendo dall'inizio, un paio di forbici che mi possono sempre servire. Queste qua le uso forse un po', le metto fuori dal tattico perché sono, diciamo, forse più per estetica, però mi è anche capitato di doverle usare per tagliare delle bende, o anche solo mi è capitato per assurdo di tagliare i guanti quando si sono strappati, allora sono andato a rattopparli alla veloce. Quindi questi qua le porto dietro, mi piace ad averle, sono belle e quindi le porto sempre dietro. Il più classico multi-tool, questo qua trovo che sia veramente indispensabile e l'ho trovato utilissimo, come già detto, in molte molte occasioni. E quello del self, pagato 4 euro, molto molto scrauso, che però a differenza di altri che avevo è il più leggero che ho trovato, perché essendo anche un po' baracchetta, per carità, però devo dire che le sue funzioni le ha. Ha la sua pinzetta, soprattutto la lama, che questa è l'unica lama che io ritengo utilizzabile nel soft tire. Infatti non sopporto quelli che vanno in giro con coltelli, baionette o altri coltelli vari, perché li trovo inutili, soprattutto pericolosi nel soft tire. Non voglio proprio vederli, anzi spero che passi il concetto che non devono essere portati assolutamente in campo. Devo dire, a parte questa, che è piccolina, può sempre tornare comodo. Come al solito, pinza, apribottiglie, cavatappi, eccetera, eccetera. E questa è veramente, soprattutto la pinza, l'ho usata più e più volte. Altre cose cos'è? Un cricchetto, un carichino di scorta, perché usando i monofilari mi è già capitato di perdere un carichino e soprattutto oppure un altro che si rompesse, non funzionasse, quindi uno di scorta ce l'ho sempre dietro. Due pacchi di batterie, le 2A e le 3A, queste le ho sempre dietro, avendo la radio chiaramente è indispensabile averne una scorta di ricambio, o per GPS, per bussole elettroniche o quant'altro. Un rotolo di garza che non pesa niente, però non si sa mai perché non averlo. Un set di fascette. Queste qua mi sono servite più volte per fissare anche ai compagni e non solo a me. Chiaramente se capita a un compagno di avere problemi, ben venga l'aiutarlo, di andare a fissare la batteria piuttosto che piccoli pezzi di non lo so, qualcosa del tattico che si stacca, cioè le usate in più occasioni e comunque le ho trovate sempre molto comode. Anche queste non pesano niente e averle dietro non fa mai male. Altrettanto due sacchi neri piccolini che ho imparato a portarmeli dietro da quando ho fatto le prime giocate sotto la pioggia, che mi è capitato già che iniziasse a piovere tantissimo e mi sono serviti per proteggere le SG. Se siete un po' anche amanti del Survivor, comunque un sacchetto di nylon serve sempre. Altre cose quali sono? Un paio di occhiali di scorta. Infatti ho preso apposta questi occhiali qua a rete, che sono quelli più semplici, proprio diciamo della baiona, come si suol dire. Sono quelli in plastica, costano 6 euro, veramente un'eresia, però preferisco averli dietro perché mi è già capitato anche di rompere le lenti, rompere la lente dell'occhiale. Io generalmente non uso quelle a rete, uso quelli, i più classici occhiali con la lente o in plexiglass, in policarbonato, e quindi è già capitato anche di romperli. Tanto a me quanto anche a altri. Adesso non è che sto elencando tutte le sfighe che mi sono capitate nel tempo, però
Per carità, è successo e averli dietro mi è servito per poter continuare senza dover tornare alla macchina. Ho tolto questi e utilizzato questi qua. Per 6 euro è comunque una roba indispensabile, anche perché sennò senza di questi non si può giocare. Questa qua invece è semplicemente un filo di plastica con una punta rigida che è semplicemente molto adattato, un pulisci canna. Perché l'ho voluto far così? Perché i classici pulisci canna sono delle aste rigide che sono praticamente impossibili da portare dietro. Allora, visto che qualcuno, non è purtroppo un'idea mia, è stata un'idea di qualcun altro che ho copiato, praticamente hanno solo preso semplicemente un filo di plastica o un filo di metallo un po' spesso che trovate, arrotolato e messo in tasca. Funge molto bene da pulisci canna, e ve lo dico perché l'ho già usato su, ho già aiutato qualche compagno che ha avuto il problema che si è intampato il pallino con un semplice filo di plastica. Chiaro, io ho irrigidito la punta per poter entrare all'interno della canna, però l'ho trovato molto molto, cioè, molto molto comodo e indispensabile per non rischiare di buttare via completamente tutto il gruppo aria dell'SG quando si intampa un pallino. Fate solo conto che se ve lo create anche voi, che sia lungo almeno quanto un M16, quindi fatelo molto lungo il filo, perché se poi vi manca il cavo, non riuscite ad arrivare fino in fondo allo pap, soprattutto nelle SG lunghe. E, che dire altro? Ah sì, questo qua invece è un piccolissimo kit che mi sono creato. Robetta molto semplice che ho preso in un negozio di cinesi a pochi euro, ed è praticamente un mini cacciavite con delle mini punte, che comunque non sembra, ma se siete in grado e siete capaci di fare di smontare le vostre SG o fare delle piccole riparazioni, anche solo una vite che si allenta piuttosto che qualcosa che non funziona, o anche solo, come mi è già successo, si è staccato il connettore del motore, e andare a svitare il fondello per poterlo inserire e chiudere, questo qua diciamo che mi è stato molto molto utile. Come potete vedere, le dimensioni sono molto compatte. All'interno, inoltre, ho anche messo una piccola bussola che non si sa mai, per carità, è vero che non è che siamo in posti dimenticati da Dio, però mi è già capitato anche di andare a rompere o aver problemi con le altre bussole. Una di scorta ho sempre piacere di averla dietro. E soprattutto, come potete vedere qua incartato nella carta, c'è un fusibile di scorta. Perché fusibile di scorta? Perché ho alcune SG che utilizzano il fusibile. Quindi di conseguenza avere un fusibile di scorta è abbastanza inevitabile, perché sennò le SG non spara. Si possono fare dei rattoppi al volo, però a grandi linee se ho un fusibile dietro preferisco. In più, dipende poi dalle varie giocate, ho anche un taccuino con una penna multicolore per potermi segnare le varie coordinate in caso di giocate più lunghe o appunti che devo prendere se la giocata li richiede, e soprattutto una bussola con le varie scale graduate sul lato. È una bussola molto semplice, anche questa non eccessivamente costosa, però devo dire che ha sempre fatto il suo lavoro in tutte le giocate dove mi è stata richiesta. Devo dire, è una bussola molto molto valida, molto molto bella, e ha funzionato sempre molto bene. E ultima cosa che mi sono dimenticato di dire, che ho dimenticato di aggiungere, è il più classico rotolo di nastro isolante, che questo serve assolutamente, sembra strano, ma per qualunque roba, dal fissare i lacci delle scarpe, perché degli stivali, perché non si sleghino, a fissare le batterie, a fare delle piccole riparazioni, insomma, veramente il nastro isolante, adesso qua, questo qua è già quasi finito, magari ne comprerò anche un altro un po' più nuovo, però assolutamente il nastro isolante è una roba che ho utilizzato veramente veramente tanto. Allora, questo è un piccolo kit che ho creato io. Vi consiglio di crearvene uno, perché avere due o tre attrezzini dietro che vi possono aiutare o almeno impedire di tornare alle macchine può servire veramente tanto. Questo è uno spunto, se volete copiarlo ben venga, se volete dirmi di aggiungere qualcosa perché magari mi sono dimenticato o non ce l'ho, ben venga, quindi sotto che consigli. Bene, il video finisce qua. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ci sono tante altre recensioni e basta. Un like è ben accetto. Grazie e alla prossima.